E prometto di rispettare questo impegno per tutta la vita, finché morte non ci separi. Tyler, fra tutti gli altri, ho scelto di dividere la mia vita con te. Con questo anello, io unisco la mia vita alla tua. Alla presenza di Dio e di questi testimoni, dichiaro pubblicamente che Tyler e Julie sono ora marito e moglie. Brenda, mi guardi troppo, ti prego, smettila di fissarmi. Guarda che sposa. A me piace guardare te. Beh, complimenti anche a te, cara. Hai neutralizzato quel tiro basso che aveva preparato Myrna Clegg. Ma... e hai regalato ai due ragazzi il più bel matrimonio del mondo. Sì, è stata davvero una bella cerimonia. Io penso che Julie e Tyler non si siano accorti di niente. Bene, meglio così. L'unica che ci è rimasta male è stata Myrna. Quando lei ha detto con questo anello unisco la mia vita alla tua, mi sono messa a piangere, com'era commovente. Sono contento che non sia successo il disastro che temeva mia madre. Thomas, congratulazioni. Grazie. Questo è un gran giorno per tutti noi, no? Stasera io vado a festeggiare con una bella ragazza. Metteremo a ferro e fuoco la città e tu? Ora, Myrna, nostra figlia è una McKendall's. Non ricordarmelo, Sam. Quel tuo misero show là fuori è stato un vero disastro. Mi vergogno per te. Non è il caso, caro. Ancora non riesco a credere che Myrna abbia usato un'occasione come questa per metterli in imbarazzo. E allora non conosci Myrna? Signori, scusate. Zitti un momento. Io voglio ringraziarvi tutti per essere venuti, per il vostro affetto e i vostri auguri. E... spero che presto daremo un ricevimento e voi fin da ora siete tutti invitati. Lo daremo non appena i miei due fratelli smetteranno di dare la caccia alle infermiere e usciranno dall'ospedale. Hai capito? Io e Julie adesso trascorreremo la luna di miele nell'appartamento di un albergo di cui non dirò il nome a nessuno, chiaro? No, perché? No, io voglio venire a trovare. Bene, per ora è tutto. No, aspetta un attimo. Cosa? Hai dimenticato qualcosa? Chi delle ragazze sarà la prossima sposa? Già. Coraggio, ragazze! No, smetti! Cosa? Pronte? Pronte? Sì! Ah, ecco, la cerimonia è finita. Oh, bene, siete qui. Eccovi il riso. Tiratelo, mi raccomando. Salve, come va? Oh, sì, senatore, mi prende un po' anche lei. Sì, ce n'è per tutti. Scusatemi. Sentite, ragazzi, per favore, cercate di capire. Questo è soltanto un tranquillo matrimonio come tanti altri. Non è successo niente di straordinario. Se qualcuno ve l'ha promesso, siete stati imbrogliati, veramente, credetemi.
Già, io vorrei sapere da chi. Voci attendibili dicevano che sarebbe successo qualcosa di grosso. Di grosso sta per succedere, che vi farò arrestare se non uscite da questo ospedale immediatamente. Per favore. Va bene, va bene. Forse ci siamo sbagliati. Grazie. Grazie di averlo capito, ve ne siamo grati. Grazie tanto. Arrivederci. Mi dispiace che sia accaduto di nuovo. Io credo che sia Mirna quella che dovrebbe scusarsi. No, senti, cara, dimentichiamo Mirna per un po'. Adesso godiamoci la felicità di questi ragazzi. Ma sì, hai ragione. Su, vieni. Eccoli che arrivano. Evviva gli sposi, auguri! Evviva gli sposi! Auguri! Auguri! Fate largo, per favore. Per favore, grazie. Si sposti. Scansati, vuoi? Per piacere. Ma la mamma! Papà! Paolo! Sicuro che Paola abbia letto sul giornale quei pettegolezzi? No, certamente. Qualcuno rimasto anonimo le ha mandato una copia perché potesse leggerla. Oh. Sono sicuro che possiamo ringraziare Mirna Clegg per questa vigliaccata. Comunque, Paola era convinta che quella notizia sul giornale fosse una menzogna. Ma forse... forse Paola ha tentato di uccidersi. No, questo non posso crederlo. No, è stato un incidente. E grazie a Dio non è stato fatale. Ma Trey, non capisci? È stata tutta colpa mia. Mia madre cercava aiuto, ma io non le davo ascolto. Ecco perché hai rischiato di perdere la vita. Non hai fatto niente di cui debba rimproverarti. Sai qual è stata la mia reazione quando mi hai mostrato quello stupido articolo su mio padre? Imbarazzata. Ero imbarazzata. Carla. Io ero con lei nella sua stanza, sono sicura che aveva già deciso, che aveva già preparato le pillole sullo scrittoio. Ma non sono riuscita a fare o dire niente che potesse aiutarla. Mi interessava di più andare a un matrimonio e fare uno stupido colpo giornale. Sloan, ti prego, ascolta. Tu non potevi sapere che cosa passava per la mente di tua madre. Nessuno poteva saperlo. Nessuno, tranne forse una certa persona.